Le 7 in punto di questo mercoledì 3 aprile, ben trovati da Francesco Pini su Lady Radio con Luca Paradisi alla regia del GR del mattino. Le notizie del giorno, vedremo tutte le novità, vedremo come ieri sono stati piantati i primi filari di arancio in via Cavour. È un intervento che ha fatto molto discutere, perché a Firenze si discute anche di due filari di alberi, 23 e 26 le piante di arancio che saranno in questi giorni piantumati, lavori che si concluderanno in via Cavour entro la fine di maggio, inizio di giugno. Probabilmente periodo non casuale a ridosso appunto delle elezioni, mentre non c'è ancora una data certa per l'entrata in funzione della linea tranviaria, della VAX, della variante al centro storico. Ma intanto vedremo come il Comune di Firenze ha in mente anche di regolamentare le tipologie merceologiche proprio nell'area di via Cavour, in quella via dello shopping. E allora vedremo questo, vedremo però anche molto altro. Vedremo come c'è una data per l'avvio dello Scudo Verde. Il 2 di maggio si partirà appunto con i divieti di circolazione per i ciclomotori 2 e 4 tempi, Euro 0, Euro 1 per i motocicli delle stesse tipologie e categorie, per le autovetture benzina e diesel, benzina Euro 0 e 1 e diesel fino a Euro 2, stessa cosa anche per i veicoli merci. Questa è la notizia che dà stamani la Nazione, ma torneremo anche sulla manifestazione di ieri, la protesta dei genitori di ragazzi che sono nello spettro autistico, ragazzi autistici a cui da mesi ormai vengono negati i rimborsi per le cure, alcune tipologie di cure, le cosiddette terapie ABA a cui si sottopongono diverse ore e spese, insomma, per le famiglie, presso centri privati di anche un migliaio di euro al mese, per circa la metà coperte fino allo scorso anno da stanziamenti della regione, che adesso d'improvviso, puff, sono evaporati, lasciando queste famiglie sostanzialmente nei loro guai. E allora è uno scandalo questo, perché mi ha chiamato col suo nome, e ce ne occuperemo stamani in SOS Lady Radio, cercando di capire come sia mai stato possibile che, manifestando a parole vicinanza alle famiglie con ragazzi autistici, si sia pensato, anche solo concepito, di togliere rimborsi fino a 450 euro al mese di punto in bianco, senza dare spiegazioni, senza dare uno straccio di alternativa. Questo è l'SOS Lady Radio di stamani, ma vedremo anche tante altre notizie. E come sempre, anche voi potete dirci qual è la notizia del giorno, raccontarcela, commentarla al 3925-727775, la linea per i vostri messaggi testuali o vocali, oppure potete chiamarci allo 055-572637. Questa è Lady Radio, ci ascoltiamo anche le notizie scelte per noi dalla redazione nazionale.
Qual è la notizia del giorno? Potete dircelo anche voi al 3925-727775, secondo la Nazione, la partenza dello Scudo Verde il 2 maggio per tutto il 2024, le 78 telecamere monitoreranno gli ingressi in città, manca solo l'ok del Ministero, intanto la nube di polvere in arrivo dal Sahara fa innalzare la quota di PM10, sforamenti record per 3 giorni. E allora per tutto il 2024 le telecamere quindi monitoreranno gli ingressi e i divieti di circolazione che scatteranno da maggio, quindi dal 2 maggio, beh, in realtà sono quelli già in vigore, quindi per i ciclomotori Euro 0 ed Euro 1, i motocicli Euro 0 e Euro 1, per le auto benzina Euro 0 e Euro 1, per le auto diesel Euro 0, 1 e 2, per i mezzi merci benzina Euro 0 ed Euro 1 e per i mezzi merci diesel Euro 0, 1 e 2. E quindi tra meno di un mese, spiega Antonio Passanese sulla Nazione, Palazzo Vecchio darà il via allo Scudo Verde attivando le 78 porte telematiche. La richiesta per l'attivazione dei varchi è già stata inviata al Ministero delle Infrastrutture, che però prima di dare il via libera ha fissato per la prossima settimana un incontro con i tecnici del comune per un chiarimento. Le telecamere che controlleranno gli accessi di tutti i mezzi nel capoluogo non saranno collegate alla control room ma al sistema di gestione della zona a traffico limitato, che anche attraverso l'ausilio della motorizzazione civile sarà in grado, fotografando le targhe, di valutare anche la categoria dei mezzi e se sono inquinanti. E quindi il 2 maggio si parte con lo Scudo Verde. Se siete possessori di una di queste categorie di veicoli che appunto già non potrebbero circolare a Firenze, ma poi si sa, i controlli sono quelli che sono, fate attenzione perché non ci sarà più scampo sostanzialmente dal 2 maggio in poi. Ci sono comunque dei varchi, per esempio si potrà continuare ad accedere liberamente ad esempio agli ospedali. Questo sulla Nazione di Firenze in primo piano. Vediamo invece sulla prima pagina della Repubblica di Firenze: racket nell'hotel dove è sparita Cata, chiesto il processo per 4, questa è la notizia del giorno per Repubblica. Tra gli indagati per l'estorsione e le violenze avvenute nelle stanze dell'albergo c'è anche uno zio della bambina scomparsa il 10 giugno del 2023, questo appunto stamani sulla Repubblica. E quindi il processo riguarda in questo caso il racket e le estorsioni legate al pizzo per le stanze dell'albergo occupato. C'è anche appunto uno degli zii della piccola scomparsa il pomeriggio del 10 giugno scorso. Infatti i pubblici ministeri von Boris e Led hanno chiesto il processo per Angen Isabel Alvarez Vasquez, 29 anni, uno degli zii. Il boss Carlos Martin della Collina e ancora Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi e Carlos Manuel Salinas Mena, i quattro sono accusati di una lunga serie di taglieggiamenti, questo riporta stamani la Repubblica di Firenze. E vediamo però anche intanto sempre sul fronte del giallo dell'Astor, c'è a quanto pare anche una richiesta di tornare nella struttura da parte della madre della bimba che ha chiesto di entrare nell'edificio dell'ex hotel, ora dissequestrato. L'avvocato della donna, possibile che non venga fuori nulla ma potrebbe essere utile, questo racconta stamani il Tirreno, che in primo piano sulla pagina fiorentina ha le novità in via Cavour. Ecco i primi aranci, 49 alberi per cambiare il look. Nardella sarà una delle principali porte di accesso al centro, la piantumazione sarà completata in settimana, a maggio la fine dei lavori per i nuovi marciapiedi. Allora sentiamo il servizio del TG3 sulla piantumazione degli aranci in via Cavour. Saranno 49 in totale gli alberi di agrumi in via Cavour a Firenze, piantati i primi aranci nelle aiuole realizzate allargando i marciapiedi, aumentando così l'area per i pedoni. Si vuole terminare la messa a dimora di tutte le piante su entrambi i lati della strada entro fine maggio primi di giugno, con l'obiettivo per la stessa data di avere il tram in piazza San Marco. Un intervento di riqualificazione da circa 2 milioni di euro che nelle intenzioni del comune mira a valorizzare l'intera zona, non più una via di passaggio con decine e decine di veicoli, ma una strada riqualificata e molto più vivibile. Una valorizzazione che, ha ribadito il sindaco, vuole riguardare anche la tipologia di esercizi commerciali presenti, intervenendo anche su via Cavour, come già fatto per altre aree. Noi amplieremo, e già in queste settimane ci stiamo lavorando con l'assessore Bettarini, le strade e le aree dove metteremo i vincoli alle merceologie, grazie anche ad una nuova norma
che consente di usare l'argomento dei centri storici, delle aree UNESCO. Nel futuro di via Cavour c'è anche la possibilità di una pedonalizzazione dopo la realizzazione della tranvia per Bagno a Ripoli e la conseguente rimodulazione del trasporto pubblico locale del centro storico con l'eventuale lastricatura della carreggiata stradale. E questo nel servizio che abbiamo ascoltato. Qual è la notizia del giorno? Potete dircelo al 3925727775, se è appunto in qualche modo la decisione di avviare lo scudo verde a partire dal prossimo 2 maggio, la data indicata stamani dalla Nazione di Firenze, oppure se è quella della piantumazione degli aranci, 49 alberi su cui insomma tanto ci siamo divisi, da una parte i commercianti favorevoli in sponda con il comune, dall'altra, non a caso ieri c'erano anche i vertici di Confcommercio alla piantumazione dei primi dei 49 aranci, oppure dall'altra parte invece c'erano quelli che dicevano insomma non c'entra niente con il contesto fiorentino, non c'entra niente, non ci sono alberature nel centro storico e quindi bisogna rimanere fedeli alla linea, alla tradizione. Poi magari c'è qualcuno che anche della posizione vede, ma che si sta a discutere su due filari di aranci. Insomma, ciascuno può dirci ovviamente come la pensa sulla vicenda. 3925727775, la linea SMS e WhatsApp per i vostri messaggi. Intanto arriva il vento del deserto, le PM10 si impennano, 3 giorni di sforamenti, le centraline Arpat sia di fondo che di traffico registrano quote record di polveri, il picco tra Pasqua e Pasquetta con numeri 3 volte pari alla soglia di legge, ma il fenomeno è stato naturale. I rischi per la salute restano ridotti, spiega stamani la Nazione. Intanto la ZTL notturna sarà più robusta, nuovo varco sui viali, blindata Sant'Ambrogio, una telecamera attiva da domani sera all'incrocio Giovine Italia, Via dell'Agnolo, una protezione in più per il rione da sempre preso d'assalto dalla Movida, perché vi ricordiamo che parte domani la ZTL notturna, la ZTL estiva a Firenze. Intanto vediamo anche sentiamo invece il servizio del TG3 sulle risse, gli accoltellamenti in piazza Dalmazia, sentiamo tutti i particolari. Quello che si vede tutti i giorni, ma non c'era pane. Botte da orbi in piazza Dalmazia, a Firenze, all'alba di Pasquetta, fra una dozzina di sudamericani che si sono presi a colpi di pali di ferro della segnaletica stradale e di bottiglie prese da rifiuti e lanciate contro gli avversari. C'era anche un coltello da cucina. Non ci ascolta nessuno, sicché tutti i pomeriggi in piazza, ma tanto nessuno manda via nessuno, sicché... I negozi non erano ancora aperti, c'è poca voglia di parlare, ma le liti fra stranieri che hanno bevuto troppo sono all'ordine del giorno nella zona. Succede parecchie volte tra peruviani, tra altre persone, sempre straniere, soprattutto con i peruviani perché bevono dalla mattina alla sera. Sono tutti qui a ubriacarsi, la mattina alle 5 ho tutte le bottiglie in mano, ma non c'è la polizia. Questa volta la polizia è arrivata dopo una chiamata al 112 e i contendenti si sono dispersi nelle strade vicine. 2 peruviani feriti al volto sono stati rintracciati e soccorsi nella vicina via Cesalpino, altri 2 vicino alla piazza mentre cercavano di scappare. Tutti e 4 sono stati denunciati per rissa. Alla scena si sarebbero avvicinati altri 3 peruviani, estranei alla rissa ma ubriachi. Avrebbero aggredito gli agenti colpendo con un calcio una poliziotta. Denunciati anche loro per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Voi avete dei problemi con loro, cioè state tranquilli allora? Con i peruviani meno, ci sono problemi con altri. La sera non è delle più serene, poi sì, ogni tanto succedono cose, però è un po' tutta Firenze, è così ultimamente. E questo è il servizio che abbiamo ascoltato dal TG3, anche il Tirreno stamani ricapitola appunto delle 7 denunce dopo la rissa in piazza Dalmazia, almeno 12 le persone che si sono affrontate a colpi di bottiglia nella violenta colluttazione, è spuntato poi un coltello e sono stati divelti anche i cartelli stradali, evidentemente utilizzati come armi. Intanto mi scrive un ascoltatore, Walter, al 3925727775, quanti bagni pubblici sono stati messi in centro? Capisco poco spendere 2 milioni di euro
se poi mancano dei servizi essenziali a Firenze come bagni pubblici, per poi lamentarci degli urinatoi e altro casuale, ad esempio sui portoni di alcune case. Questo mi scrive Walter, che quindi avrebbe speso più volentieri i 2 milioni e rotti di soldi per impiantare, per i lavori di riqualificazione di via Cavour e per impiantare anche i filari di aranci, piuttosto li avrebbe spesi per fare bagni pubblici. Questa è la posizione di Walter al 3925727775. Ma diteci voi qual è la notizia del giorno. Già alcune le abbiamo messe sul tavolo, e quindi il via allo scudo verde il prossimo 2 maggio con le prime categorie che non potranno entrare, accedere nell'area fiorentina, nell'area sorvegliata dalle telecamere, pena una multa di fatto automatica, oppure la rissa in piazza Dalmazia, ancora i filari di arancio e le prime piante che sono state sistemate, messe a dimora nella mattinata di ieri, o altro ancora al 3925727775. Potete scegliere qual è la notizia del giorno e commentarla. Noi ci fermiamo ancora qualche istante e poi torniamo sulle di radio. I messaggi dei nostri ascoltatori al 3925 727775, la linea SMS WhatsApp, per testuali, vocali potete scegliere qual è la notizia del giorno. Meno fondi per ragazzi autistici, più ubriachi che si accoltellano, gli obiettivi della sinistra, mi scrive un ascoltatore. Poi l'operazione elettorale degli aranci in centro rappresenta bene lo stile politico di questi ultimi anni. Nessuna competenza, gli aranci non sono piante rappresentative della Toscana se non nelle limonaie, è solo maquillage. Complimenti davvero a questa amministrazione per questo utilizzo dei soldi pubblici. Alessandro, a cui non piacciono gli aranci, che alberi ci avresti messo? Se ci avresti messo però degli alberi, ti chiedo, allora a quel punto, oppure se sei proprio di quelli che dicono no, in centro gli alberi non ci vogliono perché non ci sono e non vanno messi. Marina vuol sapere quali categorie dal primo maggio, te lo riepiloghiamo tra qualche istante, recuperiamo la nazione, ma sostanzialmente sono i ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1, poi ci sono le auto benzina, anche queste sono i diesel 0 e 1. Invece per quanto riguarda i diesel andiamo fino agli Euro 2, stessa cosa anche per i veicoli merci. Queste appunto sono le categorie per le quali scatteranno i divieti proprio dal 2 maggio, non dal 1 maggio, dal 2 maggio, la data indicata appunto dalla Nazione di Firenze come giornata d'inizio appunto di accensione dello scudo verde. Allora vediamo ancora però le altre notizie del giorno. Qualcuno accennava appunto alla protesta dei genitori di ragazzi autistici, che poi spiegheremo sarà al centro del nostro SOS di radio. Non ricevono più contributi importanti, rimborsi di fino a 450 euro al mese per le terapie ABA. Sono terapie comportamentali che poi spiegheremo più in dettaglio, ma sostanzialmente provano a rompere l'isolamento di questi ragazzi, a insegnare, a svolgere operazioni in sequenza, diciamo, che difficilmente imparano altrimenti i ragazzi che sono nello spettro autistico, e che di fatto consentono un minimo di vita sociale a questi ragazzi, di inserimento nella società. Ebbene, fondi che sono stati improvvisamente azzerati. Cambierà qualcosa? Beh, intanto il Corriere Fiorentino ci racconta stamani della
della protesta, appunto, della maturata nella giornata di ieri, quando i genitori si sono riuniti sotto la regione per chiedere di ridare i rimborsi. Striscioni in piazza contro l'abrogazione degli indennizi. Una madre con le cure mia figlia aveva iniziato a parlare, ma ora dovrò dimezzarle. E quindi genitori che raccontano proprio di obiettivi, di risultati ottenuti con queste terapie, su cui in realtà c'è ancora una parziale divergenza nella comunità scientifica, non tutti concordano, ma va anche detto che sono comunque inseriti nelle queste terapie, nelle linee guida recentemente pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità, un documento dell'ottobre scorso. C'è un equivoco, spiega stamani La Nazione. Federico Gelli, il direttore dell'assessorato regionale alla sanità, il 26 marzo ha riunito tutti i direttori sanitari e della salute mentale delle ASL, mettendo in piedi un tavolo permanente che consenta di accogliere le associazioni, i parenti delle persone con disturbi dello spettro, per chiarire eventuali aspetti controversi, con l'obiettivo di tutelare la salute dei pazienti. Tutto questo in attesa che a livello nazionale arrivino le linee guida che consentano di prendere una direzione univoca sulle terapie ABA. Il Ministero della Salute, infatti, col decreto del sottosegretario Gemmato, a febbraio scorso ha istituito un gruppo di lavoro di esperti in materia di autismo che dovrà definire se l'intervento comportamentale basato sui principi ABA sia il più appropriato nella fascia di età di bambini dallo 0 ai 7 anni e quale sia la durata minima di ore a seconda della gravità del disturbo. Entro il 20 maggio dovranno esserci delle ulteriori linee guida dopo quelle pubblicate quindi lo scorso ottobre. Ci aspettiamo, dice l'assessore Bezzini, che arrivino il prima possibile risposte, ma intanto l'assessore assicura la garanzia delle continuità delle terapie in attesa del chiarimento ministeriale, chiedendo dunque a tutte le ASL di andare in questa direzione. Quindi in sostanza trapela questo, che i soldi verranno restituiti, ma insomma finché non si vedono i bonifici non ci fidiamo, indipendentemente dall'ASL, perché si è creata un po' questa situazione per cui se in virtù di una precedente legge regionale i rimborsi venivano garantiti, con una nuova legge le ASL fanno un po' come vogliono, e siccome nell'ASL Toscana Centro, la nostra, quella dell'area Firenze Prato Pistoia, c'è un servizio di un settore della neuropsichiatria i cui vertici sono contrari alle terapie ABA, si è deciso di non rimborsarle più. Insomma, ASL che vai, regole che trovi, a quanto pare. Allora, intanto il servizio di Toscana TV sul futuro della tranvia, sullo scontro tra il sindaco Dario Nardella e il senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi. Se da un lato la tranvia in piazza San Marco porterà cittadini e turisti in piazza Duomo attraverso un viale di agrumi, dall'altro c'è un tratto di tranvia che sta suscitando proteste e ci sono sempre alberi di mezzo, anzi alberi che verranno tolti di mezzo, una ventina quelli che verranno tagliati in via Don Minzoni, dove passerà la tranvia in direzione Cure. Palazzo Vecchio avrebbe voluto in quel tratto un unico binario che avrebbe consentito di salvare gli alberi, ma il governo ha deciso per due. Il binario unico pone problemi di sicurezza per la salita e la discesa, non è congruo dal punto di vista economico e risulta poco efficiente anche dal punto di vista del servizio, visto che limiterebbe le corse, recitava una nota del Ministero dei Trasporti qualche giorno fa. In ogni caso le piante che saranno ripiantate saranno superiori a quelle eliminate, quindi avremo più piante, come già successo con tutte le altre linee della tranvia. La questione rischia di diventare politica. Le tranvie di Firenze non vanno bene, sono nate vecchie, obsolete, hanno i pali da tutte le parti, hanno abbattuto alberi, hanno tolto posti auto, fanno scappare i residenti e i quartieri dove passano, si stanno desertificando. Noi abbiamo un progetto alternativo in quelle zone ancora dove non c'è un trasporto pubblico ideale. Quindi noi diffidiamo Nardella, che sta facendo gli scatoloni per andare in Europa, a procedere ancora con i lavori di via Don Minzoni verso il Campo di Marte e verso Rovezzano, perché il sindaco nuovo che vincerà avrà il diritto di scegliere se fare o meno la nuova linea di tranvia. Non è una sorpresa che la destra a Firenze voglia bloccare le tranvie. Noi siamo per andare avanti, perché le tranvie hanno cambiato il volto della città e sono sicuro che in questa campagna elettorale il tema delle tranvie tornerà ad essere centrale. Con la destra che non le vuole, che taglia i finanziamenti, e con il PD e il centro-sinistra che invece vuole portare in fondo questo progetto ambizioso.
E questo il servizio che abbiamo ascoltato da Toscana TV. Vediamo i messaggi anche al 3925727775. Molti si preoccupano degli alberi di arancio che verranno posizionati in centro a Firenze, per come poteva andare, è andata bene, sarebbe stato in grado di mettere gli alberi degli zecchini. Mi scrive un ascoltatore al 3925727775. Va bene, l'obiettivo del PD è stato raggiunto: mandare via il cittadino e trasformare tutta la città in un mega albergo dove alcolizzati e tossici e prostitute spadroneggiano. È il parere durissimo di Alessandro al 3925727775. Ma questi aranci sono tarocco o navel per il raccolto? A quanto? Invece mi scrive un altro ascoltatore. E poi in alcune strade ci sono bici arancioni, via Cavour, delle piante arancioni. Vabbè, Giampi 701 ne fa una questione di armocromia, evidentemente. Allora, vediamo però anche le notizie, le altre notizie. La 325 a doppio senso in anticipo sulla nazione di Prato. Dalle 15 di oggi, circolazione finalmente normale dopo la frana. Gli imprenditori pensare alle alternative, questo in primo piano. E poi le assunzioni in corsia. In arrivo 31 nuovi medici nell'ASL Toscana Centro. Tra le destinazioni c'è il pronto soccorso, appunto, della... Di Prato, questo spiega stamani La Nazione sul fascicolo pratese. Vediamo però anche altre notizie stamani proprio sulla Nazione di Firenze. Il punto sulla Metal Studio: la conta dopo il rogo a lavoro per ricollocare 80 addetti, per gli altri servono ammortizzatori. Il fondatore dell'azienda è andato a fuoco 3 giorni fa, il calore si è sfogato dai lucernari, questo ha permesso di mitigare i danni, ma ancora è presto per un bilancio complessivo e quindi anche una prima valutazione sui contraccolpi occupazionali e sulla necessità di avere degli ammortizzatori sociali. C'è però anche, fanno discutere, ci sono le dichiarazioni di Graziano Cioni, il ruggito dello sceriffo dal PD, scelte da casta, e su sanità e sicurezza un silenzio assordante. L'ex uomo forte del partito critico sulla decisione di non fare le primarie: erano la vittoria della democrazia, ma qui si teme la volontà popolare. Alle candidate: sono intelligenti, possono trovare l'accordo sul nome unico, e quindi questo l'auspicio che però, come dire, probabilmente rimarrà lettera morta in base a come, stando a come stanno andando le cose in vista delle elezioni politiche, scusate, amministrative. La tragedia a Mugello: muore ustionato dal forno in pizzeria, la città piange Pietro Mercatali, fondatore del Galletto, storico giornale del Mugello. L'incidente alla fine di marzo dentro il suo ristorante, quando è stato colpito dalle fiamme in pieno volto. E così Pietro Mercatali è morto a 72 anni dopo l'incidente di alcuni giorni fa. Il ricordo stamani sulla Nazione. Spazio anche allo sport: notte di Coppa, Gallo canta stasera alle 21, Fiorentina-Atalanta, la semifinale di andata, e vediamo insomma secondo la Nazione qual è la probabile formazione: Terracciano tra i pali, Biraghi, Ranieri, Milenkovic e Caiode, poi Bonaventura, Arthur, Sottil, Beltrane, Gonzales e Belotti per un 4-2-3-1 schierato per affrontare l'Atalanta nelle prime delle due sfide, per cui la Fiorentina si giocherà appunto l'accesso alla finale di Coppa Italia. 7:29 minuti, qual è la notizia del giorno? Potete scrivercelo, potete raccontarcelo, potete mandarci i vostri messaggi testuali, vocali al 3925 727775. Torniamo tra poco sull'Edi Radio con i vostri messaggi, anche con Dimitri Palagi, candidato sindaco per Rifondazione Possibile Potere al Popolo, tra poco.
Buongiorno, no, capisco che tagliare gli alberi può essere brutto per mettere pali e cose, ma sentì questo signore che dice che quando passa la tranvia e desertifica è veramente allucinante, cioè fammi capire, c'è 3 milioni, 4 milioni l'anno di passeggeri e desertifica, dito passa, ma non è che un torno, non è lei il dato sbagliato. Giustamente si toglie gli indennizzi per gli autistici e si spende 2 milioni per mettere i fiori d'arancia. Dobbiamo anche commentare, forse è meglio stare zitti, se no stavolta veramente becco una querela. Ciao da clandestino inglese. E questi messaggi al 3925727775, ricordiamo, sono fondi comunque regionali quelli sull'autismo e non, però insomma magari qualcuno può pensare che si potessero spendere meglio 2 milioni di euro. Intanto c'è chi mi dice approvato, ultima ora approvata la piantumazione di due filari di viti in via dei Calzaioli fino a Piazza della Signoria, almeno si fa la vendemmia. Beh, poi eccola la demagogia elettorale, la scelta era il binario unico e poi la colpa della minore efficienza tranviaria, un 20-30% ad esempio per il deflusso di venti dal campo di Marte, indicato ogni volta come la futura soluzione a questo annoso problema. A chi sarebbe stato iscritto? Qualsiasi governo vi fosse oggi a Roma poteva fare solo una scelta tra queste due ipotesi, ma questo sindaco non lo dice, ma strizza l'occhio ai comitati ambientalisti, scrive Faber. Ma qual è l'alternativa alla tranvia di cui parla Marcheschi? Tutti in macchina, perché non lo dice? Mi scrive un altro ascoltatore. Ben trovato a Dimitri Palagi, consigliere comunale di sinistra Progetto Comune, candidato sindaco per Rifondazione Possibile Potere al Popolo, benvenuto sulle di radio, buongiorno. Non la sentiamo Palagi, vediamo se riusciamo a collegare. Colpa mia, buongiorno. La sentiamo forte e chiaro, e le chiedo subito, perfetto, se lei, buongiorno, è tra quelli che il filare di aranci sì, il filare di aranci no, o del partito che insomma non è possibile stare a discutere per mesi di due filari di alberi a Firenze. Appartengo in maniera aperta al terzo partito, nel senso che comprendo il valore simbolico, l'importanza del centro storico e il rapporto tra storia, fruibilità di un'area dove ci sono poche persone residenti e che è appannaggio spesso del turismo. È una via a cui sono affezionato perché quando venivo dal Mugello e andavo a scuola lì vicino spesso passavo da quella strada, quindi non voglio sottovalutare l'importanza. Al tempo stesso io sottolineo che sulla gestione del verde e l'importanza del verde urbano in questi 5 anni noi abbiamo preso come consiglio comunale delle posizioni che non hanno avuto conseguenze, quindi questo evento molto vicino alla data del momento elettorale, ancora non sappiamo se il nostro sindaco uscente sarà candidato sindaco alle sarà candidato parlamentare alle europee, lascia delle perplessità. Faccio due esempi veloci. Uno, lo abbiamo proposto noi. Abbiamo proposto di ragionare di una sorta di internalizzazione non del personale, ma proprio degli alberi. Noi avevamo un'eccellenza, quella vivaistica del comune di Firenze, può sembrare un tema strano, ma invece è un tema importante e che c'entra molto. E ad esempio noi all'interno della commissione del Consiglio Comunale abbiamo verificato che non è detto che costi di più ritornare a avere direttamente una gestione diretta di una parte degli alberi che poi devono essere impiantati, messi all'interno della nostra città. E quindi questo, ad esempio, sarebbe un argomento molto importante a cui dare seguito. Quindi il Consiglio Comunale uscente ha dato un'indicazione abbastanza precisa sul darci le informazioni di quanto effettivamente costerebbe e quanto invece potremmo risparmiare invece di acquistare gli alberi, visto che si parla di cifre. E la seconda cosa riguarda la gestione invece del verde esistente, per cui noi anche lì abbiamo fatto delle proposte abbastanza precise, perché non è detto che assumere direttamente personale costi di più rispetto alla logica degli appalti. E ultimissima questione, giusto per ragionare di tutto il ciclo del verde, un'altra cosa che noi abbiamo proposto è che Alia predisponda un'area pubblica dove portare il materiale di risulta, diciamo, quando si fanno gli interventi su sfalcio da verde urbano, perché voglio ricordare che noi a oggi abbiamo principalmente solo un'area, che è quella vicina alle Cascine, che non è pubblica, che è quella andata a fuoco recentemente. Quindi io, più che parlare degli aranci, capisco perfettamente perché poi a Firenze è una città in cui ci piace tanto discutere di tutte le cose e ha avuto una grande visibilità mediatica e quindi è giusto parlarne, però credo che sia più utile per la città ragionare di gestione del verde urbano, e ho fatto 3 esempi concreti. Senta, ma lei, secondo lei invece mettere dei vincoli merceologici su via Cavour potrebbe essere una buona idea?
Devo dire che alla luce di quello che è successo in questi anni serve a poco, serve all'amministrazione comunale a dire però abbiamo fatto le regole, cioè se noi pensiamo di cambiare la società esclusivamente con un nuovo regolamento diventa difficile, noi lì dobbiamo portare servizi, dobbiamo portare il trasporto pubblico, quando si parla di pedonalizzazione io sono molto perplesso, non abbiamo niente in contrario alla fruibilità di chi deve camminare a piedi, abbiamo un sacco di problemi di barriere architettoniche, avete fatto voi anche tanti servizi sull'utenza debole rispetto alla mobilità, c'è un elemento, oggi il centro storico non è per chi vive Firenze, io conosco tante persone molto giovani che stanno alle piagge piuttosto che a Firenze Sud, spesso incontriamo persone che sono state una, due volte in centro, a me in classe, alle ragazze e ragazzi capita di chiedere quante persone di voi hanno mai visto Palazzo Vecchio, qualcuno non l'ha mai visto Palazzo Vecchio, quindi quando si ragiona di come si ragazzi di Firenze? Sì, sì, persone che vivono da noi. E che hanno mai visto Palazzo Vecchio? Non so mai magari sono passati e non se lo ricordano, magari sì, l'hanno visto. Però insomma non lo frequentano tanto, non vanno. No, per nulla direi. Non vanno e quindi scelta. Questo è un elemento perché ci si arriva male, perché poi è chiaro che c'è un pezzo di movida, però stiamo parlando di persone molto giovani ed è vero, diciamo, io anche quando facevo un altro tipo di lavoro avevo una collega che mi raccontava che viveva nella zona di Peretola e in centro ci andava davvero poco perché effettivamente è scomodo e non si sa bene cosa ci si va a fare. Io non voglio esagerare, non voglio fare polemiche, però anche in questo caso voglio dire che un regolamento che norma che cosa si può o non si può vendere non cambia quello che è il problema effettivo. Noi spesso in consiglio comunale discutevamo con l'allora consigliere Montelatici, che adesso è in consiglio comunale a Campi, o il consigliere Cocollini sulla libertà di mercato, su una cosa mi sento di dirgli che hanno ragione, cioè il mercato si sviluppa sul rapporto tra domanda e offerta, quindi se vengono venduti certi tipi di merce è perché evidentemente il mercato va in una direzione. Poi io sono perché il pubblico intervenga in maniera importante, però modificare semplicemente il regolamento non cambierà. Io penso di aver votato almeno 3 volte un tipo di modifica dei regolamenti che va nella direzione annunciata ieri dal sindaco. E in questi 5 anni, se dovessi dire che sono effettivamente stati utili, penso di no, non credo che siano stati utili. Senta, c'era un messaggio anche che ci portava invece alla scelta sulla tranvia, sul tracciato, no? E come Firenze aveva messo un po' il cerino in mano al ministero dicendo beh, se ci fanno fare binario unico in sotto Piazza delle Cure riusciamo a salvare un po' di alberi, e no, ci hanno detto che no, e allora facciamo il doppio binario. È andata così, ha fatto bene il comune a vagliare questa possibilità, era un po' così invece una scusa o qualcosa che avrebbe poi ridotto efficienza del sistema tranviario, o lei come la vede Palagi? Faccio una battuta, e ora no, Berlusconi non c'è più, ma c'era sempre la battuta non togliete i comunisti a Berlusconi, in questo caso devo dire non togliete il governo Meloni all'amministrazione Nardella, perché diciamo c'è, da quando ha vinto Fratelli d'Italia le elezioni nazionali c'è uno slittamento di responsabilità sul governo nazionale importante. Noi l'abbiamo chiesto da tempo di rivedere i progetti in modo che abbiano meno impatto sulle alberature, c'è un'improvvisazione rispetto a questi cambi repentini di progetti a fronte di una scarsa capacità di programmazione, questo vale per la canterizzazione, vale per l'impatto che ha sulla città, cioè quella che è il nostro giudizio è che ci sono progetti che non vengono messi in discussione, che vengono da molto lontani, che non vengono rivisti complessivamente, e poi di volta in volta c'è una sorta di virata spot per cercare di dimostrare che c'è una volontà di ascoltare la cittadinanza, ma non c'è un'effettiva voglia di costruire un confronto e una valutazione. E sulla tranvia io a questo punto con grande convinzione sono convinto che ci sia un'operazione di grande distrazione del dibattito pubblico, cioè la tranvia è polarizzante. E quindi noi sentiamo il Partito Democratico che tutte le volte ci dice noi abbiamo vinto le elezioni perché siamo il partito del fare, siamo il partito della tranvia, poi ci sono comitati di cittadinanza molto arrabbiati, sono comitati che effettivamente mobilitano tanto, io stesso ho fatto tante manifestazioni non tanto sulla tranvia quanto sugli abbettamenti del verde urbano, e nel frattempo noi abbiamo un trasporto pubblico che complessivamente noi giudichiamo essere allo sfascio e non c'è integrazione tra tranvia e trasporto su gomma. Ho sentito, le leggevate anche le notizie del giorno di oggi dove l'assessore e l'amministrazione parlava del nuovo piano per il centro storico, io è 3 anni che sento di questo fantomatico nuovo progetto per il trasporto pubblico nel centro storico tra Autolini e Toscana e il comune di Firenze, l'ho chiesto 3 volte agli uffici a Giorgetti, l'ho
l'ho chiesto, a questo punto lo chiederò direttamente a Autonomia Toscana prima della fine della consiliatura, non c'è un documento. Io quindi non so di che cosa stiano parlando quando si parla di nuovo piano per il trasporto pubblico locale. Io voglio ricordare, perché è stato molto grave, che durante la pandemia, quando non c'erano i bussini, io ricevevo mail di persone che di fatto non si muovevano, rinunciavano al diritto alla mobilità. Beh, se non quando era strettamente necessario, guarda, utilizzavano. Antonio Montelati ci mi scrive in questi istanti che fanno bene questi ragazzi a non frequentare Palazzo Vecchio, eh? Quindi come dire, no, invece c'è, io penso c'è che gentaccia. Bene. Allora, vista diciamo il rapporto con Montelati, ci mi permetto di dire che è un'esperienza bellissima che facciamo in Palazzo Vecchio. Le mie classi ce l'ho portato poco, sono i consigli, anche perché diciamo le mie, il mio faccio centro di formazione professionale, non le scuole, ma è molto bello quando portiamo ragazzi delle medie e delle superiori, tecnicamente non si chiamano così ma si fa per capirsi, e simulano un consiglio comunale. Sono dibattiti abbastanza divertenti, costruiti ovviamente con il personale docente, non estremamente spontanei forse, ma invece è bene che le nuove generazioni vengano in Palazzo Vecchio e si appropriano del centro storico, perché il futuro è loro. Panaggi, mettiamo che lei diventi sindaco, ha lì il bottone dello scudo verde, che stiamo fa? Lo schiaccia oppure no? Perché insomma il 2 maggio si parte con le prime categorie, spiega stamani La Nazione, quindi i diesel fino a Euro 2, le auto a benzina fino a Euro 1, stesse categorie anche per i veicoli commerciali, ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1. Beh, insomma, si va avanti su questa strada oppure si rimette in discussione questa operazione? Allora, no, ma non per una questione di privacy. L'ospite che avevate ieri discuteva di privacy nella città più videosorvegliata d'Europa, o comunque una delle città più videosorvegliate d'Europa. Parlare di privacy mi sembra leggermente fuorviante quando si discute di mobilità. Noi abbiamo fatto approvare un atto, ci piacerebbe che il sindaco della città metropolitana e di Firenze lo rispettasse questo, perché appunto qualora noi vincessimo le elezioni, e siamo impegnati per questo, diventiamo diciamo le figure che governano anche tutta la città metropolitana in rapporto con gli altri enti locali. Noi sia in città metropolitana, grazie a Enrico Carpini e a Falchi, il gruppo Territori e Beni Comuni, sia in commissione e in consiglio comunale, abbiamo stabilito che non entra in attivazione niente se non c'è un accordo con tutti i comuni della città metropolitana. Cioè, noi vogliamo evitare che sul diritto alla mobilità vengano portate avanti politiche classiste. Che vuol dire classiste? Che chi ha meno soldi viene penalizzato. Questo è scorretto, perché ci sono tante persone che entrano nel comune di Firenze per motivi di lavoro o per motivi di studio o per altre ragioni che sono strettamente necessarie, e quindi sentirsi dire che per chi deve andare in ospedale o chi deve andare nei grandi centri commerciali comunque sono previste delle vie di accesso, vuol dire riconoscere che ci sono alcune persone che si muovono per necessità. Quindi prima va garantito il diritto alla mobilità, poi va fatto un accordo con tutti quelli che sono i comuni dell'area limitrofa e poi possono entrare. Però faccio una precisazione: da quello che ho capito e anche da quelle che sono le dichiarazioni dell'amministrazione, non ci sono nuovi divieti. Quindi lo scudo verde entra in attivazione rispetto a delle norme che dovrebbero già essere rispettate. Questo anche perché vorrei evitare, diciamo, di passare la campagna elettorale a discutere di uno scudo verde le cui norme di attuazione rispetto alle nuove restrizioni e ai nuovi ticket ancora devono essere discussi, perché questo è un altro disastro, perché fa così questa amministrazione comunale. Fa gli annunci e poi rimanda tutto, un po' anche per lo stadio, diciamo, è andata. Sì, no, ma avevano detto che sono categorie per cui ci sono già dei divieti di circolazione, però magari vorrei chiederle a qualcuno se magari c'ha un benzina Euro 1 o un diesel Euro 2 e ancora sta circolando a Firenze, magari in tutto sommato impunemente, senza che sia stato mai fermato e controllato, perché per fare una multa bisogna attualmente che qualcuno lo fermi e controlli. Quindi insomma ve lo chiedo, 3925727775, potete continuare a dirci qual è secondo voi la notizia del giorno, potete continuare con i vostri commenti, con le domande anche per il candidato sindaco Dimitri Palagi, ce n'è qualcuna, ma a dopo la pubblicità.
Buongiorno, volevo intervenire per quanto riguarda il vincolo merceologico nelle attività. Vi faccio presente che quelle poche attività botteghe che ancora resistono all'interno del centro di Firenze sono per lo più attività con l'immobile di proprietà. Dal momento in cui non c'è più modo di andare avanti con questa attività, i proprietari hanno perlomeno la possibilità di avere una fonte di reddito dall'immobile. Se voi ci piantate un vincolo merceologico su una categoria merceologica che non ha più valore perché non ci sono più i residenti, togliete anche a questi piccoli proprietari la possibilità di vivere affittando il fondo. Quindi becchi e bastonati. Buongiorno signor Palagi, per incentivare i fiorentini ad andare in centro, quando la va a parlare con quei signori sulle scaline della stazione a chiedergli se possono spostarsi o magari lasciare un po' meno sudicio o magari fare un po' meno confusione? Grazie, vada a parlarci lei. Qualche ascoltatore lo suggeriva anche nei giorni scorsi che fosse lei, insomma, andasse un po' a mediare. Beh, c'è anche chi le chiede comunque se diventasse sindaco cosa farebbe per la sicurezza alle cascine e alla stazione, chi chiede invece cosa pensa di fare con le bande di minorenni stranieri, minori non accompagnati, il problema che affligge la città. A lei Palaci. Sì, fra l'altro oggi toccheremo in Consiglio Comunale, oggi ci riuniamo di mercoledì, non di lunedì, porteremo il problema delle cosiddette baby gang, dei minori non accompagnati e della violenza all'interno del quartiere 4, quindi è un tema che stiamo seguendo, l'abbiamo fatto anche quando è uscita l'appello dei parroci della zona di Rifredi, quindi questa è una questione su cui noi dobbiamo agire non esclusivamente, quindi non sto dicendo che non è anche un problema di ordine pubblico, sto dicendo che queste cose, non voglio ripetermi, abbiamo avuto modo di parlarne altre volte, ma in sintesi non si affrontano esclusivamente al tavolo di ordine pubblico e sicurezza. Quindi noi abbiamo oggi le educatrici e gli educatori di strada e i servizi che dovrebbero fare prevenzione che non riescono a avere gli strumenti sufficienti, abbastanza personale, abbastanza capacità di riuscire a evitare lo sviluppo di dipendenze, perché più persone io riesco a togliere dalla dipendenza da crack, più finestrini salvo, ammetto in questo modo, e meno spendo, perché chiaramente poi c'è la questione della certezza della pena, il fatto che poi le persone continuano a ripetere, a reiterare eventualmente i reati, le persone non riescono a uscire dalla loro condizione di dipendenza, quindi io non sto dicendo che sono delle povere vittime, sto dicendo che cinicamente per risparmiare e per risolvere il problema il comune deve non limitarsi a dire il governo non ci basta abbastanza divise, ma capire come si sta effettivamente sul territorio. Quanto a mandiamo Palagi a sedare le rivolte e usiamolo come Batman, purtroppo io non ho i soldi di Bruce Wayne, non riesco quindi diciamo a immaginarmi di andare a giro per la città a risolvere tutti i problemi, è una fantasia dell'infanzia, la cito per essere anche un po' scherzoso, quello che dico è che effettivamente però la presenza in strada e sul territorio è fondamentale, quindi non è un caso che una parte della zona delle cascine piuttosto che alcune parti del quartiere 5 o del quartiere 4 rispetto al quartiere 1, per non parlare soltanto del centro storico, diventano degli spazi dove sostanzialmente vivono delle persone che sono ai margini, quindi non è nemmeno vero che ci sono le periferie, il concetto di periferia diciamo non è soltanto una questione geografica, ci sono proprio delle zone di città che sono apparentemente fuori dal controllo, a noi danno la sensazione di essere delle sorte di parcheggi dove esistono condizioni di illegalità su cui si deve intervenire, quindi non è tanto la singola persona che ci va, il consigliere Palaci che ci va, ma la presenza effettiva sul territorio, non esclusivamente con le forze dell'ordine, ma anche con servizi per capire chi sono, è fondamentale. E aggiungo un ultimo tassello, perché in politica ne parliamo troppo poco, la criminalità organizzata, cioè le persone evidentemente sono all'interno di meccanismi di sfruttamento della criminalità organizzata, sia chi acquista sostanze stupefacenti, perché di fatto diventa sfruttato dalla criminalità organizzata che gli vende quelle sostanze, sia chi vende quelle sostanze. Quindi c'è un livello di cui discutiamo troppo poco, perché oggi i dati ci dicono che Firenze è una città che è al centro di riciclaggio
e di meccanismi importanti. Ah, quindi contrastare la criminalità organizzata non è un dubbio. Tema di cui parliamo poco. Non c'è dubbio. Allora, scusate, mi scrive un ascoltatore, ma quell'uomo che ha un euro uno e non potrà utilizzarlo, ma il servizio pubblico non funziona, ci pensa Nardella a cambiare macchina. E infatti, insomma, erano anche delle richieste dei sindaci dell'area metropolitana, quella di, ed è stato poi un compromesso raggiunto sullo scudo verde, prima, almeno prima di ulteriori divieti, ulteriori limiti, al di là di quelli già in atto, ma che saranno sanzionati con lo scudo verde dal 2 maggio, prima ci vuole, bisogna completare le tranvie, il sistema del trasporto pubblico efficiente, ma siamo ancora lontani, anni luce, mi pare. Allora, Palagi, sono stati giorni di tensione alla GKP, alla ex GKN, ora QF, già a sua volta liquidazione, con l'arrivo appunto del liquidatore nello stabilimento, le tensioni con gli addetti alla vigilanza che sono state appunto inviati dal liquidatore, con un episodio, una manomissione della cabina elettrica proprio in queste ultime ore. Ma che sta succedendo? Secondo lei ci sono spiragli oppure no? Ci sono speragli finché il territorio starà accanto al collettivo di fabbrica. Non è una questione solo operaia, non è una questione che riguarda solo le classi lavoratrici, riguarda il futuro del territorio, la capacità di mantenere posti di lavoro e di immaginarli adatti al 2024 e agli anni che ci attenderanno. Quello che sta succedendo è molto pericoloso, ci stupisce che da parte anche del governo, che parla di sovranità, lavoro, importanza della nazione, non ci sia una presa in carico. Non c'è stata nemmeno con i governi precedenti in maniera sufficiente, vorremmo un maggiore impegno da parte della regione Toscana, ci sono delle proposte di legge, ci sarebbe la possibilità di intervenire direttamente come pubblico, quindi le istituzioni sicuramente non stanno facendo abbastanza. Da parte della proprietà c'è un atteggiamento, diciamo, che secondo noi deve essere denunciato in maniera ripetuta, sia da parte delle proprietà precedenti, sia da parte di questa. Ci sembra che ci sia una sorta di vero e proprio piano per mettere in difficoltà questa, che è una storia di resistenza, cioè sono lavoratori principalmente, qualche lavoratrice, che non hanno scelto di accettare degli incentivi per andare via, ma che fanno una lotta che non è solo per loro stesse e per loro stessi. Inizierà un festival di letteratura, è importante partecipare ed è stato lanciato un appuntamento per le 19:30 di sabato, ma comunque consiglio di seguire tutti i canali di comunicazione del collettivo di fabbrica GKN e del gruppo di supporto Insorgiamo, perché loro stanno facendo una lotta che non è soltanto per la classe operaia, e quindi il territorio deve stargli accanto. Finché gli staremo accanto, ci sarà uno spiraglio, le soluzioni non arriveranno dall'alto, arriveranno dal basso, e questa è una storia sull'importanza del conflitto. Questa è politica più di tanti consigli comunali, mi viene da dire. Lei, Palagi, insieme a Del Re e all'associazione 11 agosto, la richiesta di Montanari, insomma, che continua a ripetere, ma è un così fantapolitico, ci sono delle chance di un'alleanza in vista delle prossime elezioni amministrative, quindi di un passo indietro degli attuali candidati? In politica niente è impossibile, e io sono l'ultima persona a cui chiedere un passo indietro, nel senso che faccio politica da 18 anni e posso farla anche fuori dalle istituzioni, l'ho fatta per tanti anni, questa è la mia prima esperienza in consiglio comunale che va a conclusione. In politica sono importanti anche i tempi. Noi con Firenze Democratica ci siamo confrontati, a Cecilia Del Re abbiamo espresso solidarietà quando è stata messa fuori dalla giunta, perché sul piano umano il sindaco si è comportato in maniera inaccettabile secondo noi. Riconosciamo il coraggio di aver rotto rispetto alla maggioranza con Firenze Democratica, e se anche alla fine di 10 anni passa all'opposizione, comunque ha scelto di uscire dalla maggioranza, e quindi non è scontato. Però noi abbiamo misurato tutte le distanze con Cecilia Del Re, che ha presentato il piano operativo nel 2023, rispetto al quale noi abbiamo fatto opposizione. I tempi in politica sono importanti. Io credo che nella grande confusione, questa è una campagna elettorale che è partita molti mesi fa, abbiamo però l'obbligo di chiarezza. Chiarezza oggi per le elezioni ce ne sono poche, non abbiamo certezza di essere candidato del centrodestra, non abbiamo capito che cosa farà il Movimento 5 Stelle con grande rispetto del loro dibattito, non abbiamo capito se Italia Viva e Partito Democratico effettivamente litigheranno perché continuano a governare insieme la città e la regione. Noi dobbiamo chiarezza per evitare l'astensione, quindi a 2 mesi dal voto mi sento di dire che con Firenze Democratica non ci sono grandi spazi, anche perché la discontinuità che loro hanno dimostrato rispetto a Nardella è stata la rivendicazione del piano operativo dell'anno scorso, e noi eravamo all'opposizione anche l'anno scorso, quindi noi siamo in alternativa agli ultimi 15 anni e rivendichiamo che più del centrodestra abbiamo fatto opposizione in questa città. Grazie a Dimitri Palagi, candidato sindaco per Rifondazione Possibile Potere al Popolo, buona giornata e a presto. Grazie a voi, a presto. Le stesse di radio, stamani parleremo di un vero e proprio scandalo, perché non si può
parlare, non si può usare altra parola per quello che è successo quando d'improvviso, all'improvviso sono stati tolti, revocati finanziamenti a famiglie, le famiglie più fragili, le famiglie con figli autistici, con persone nello spettro dell'autismo, senza una spiegazione, senza un perché, senza una convocazione. Da un giorno all'altro questi rimborsi che prima venivano erogati per delle terapie particolari, si chiamano terapie ABA, sono terapie comportamentali, diverse ore e già insomma tanti sacrifici, perché costano insomma anche un migliaio di euro al mese, beh, 450 te le rimborsava la regione. D'improvviso, dopo l'approvazione di una legge e il parere espresso dall'ASL Toscana Centro, almeno le famiglie che vivono tra Firenze, Prato e Pistoia si sono ritrovate con un pugno di mosca in mano, con il respingimento delle richieste che per anni senza problemi erano invece state accolte, e quindi a doversi indebitare, a dover a volte far rinunciare i propri figli almeno a una parte di queste terapie. E tutto questo mentre a parole si dimostra vicinanza alle famiglie con autismo. Com'è possibile? È il nostro SOS di radio, tra poco nel GR del mattino, prima però gli aggiornamenti da Firenze e dalla Toscana con Evedili.
SS di Radio, sapete come funzionate, come funziona? Partiamo dalle vostre segnalazioni al 3925 727775. Il mercoledì ne scegliamo una, cerchiamo di capire, cerchiamo di ottenere delle risposte. Oggi parliamo veramente di uno scandalo, un vero scandalo, perché togliere dei rimborsi da un giorno all'altro a famiglie con disabili fino a 450 euro al mese, soldi che negli anni passati sono sempre stati elargiti, non può che essere uno scandalo, senza una spiegazione, senza un perché, tolti a queste che sono famiglie eroiche, che fanno l'impossibile per togliere i loro figli dall'isolamento, assicurare loro un futuro, fanno rinunce già per garantire queste cure. E adesso invece che cosa è successo? Beh, è successo che questi soldi sono evaporati, spariti da un giorno all'altro, senza un perché, senza una spiegazione. Parliamo delle famiglie toscane con figli nello spettro dell'autismo. Sono famiglie che, su indicazioni di pediatri e neuropsichiatri, non di testa loro, non di sana pianta, hanno indirizzato i loro figli verso terapie ABA, è l'analisi applicata del comportamento. Sono terapie comportamentali svolte presso centri privati per svariate ore a settimana. Si arrivano a spendere anche cifre di 900-1000 euro al mese, una metà quasi, al massimo 450 euro, erano fino allo scorso anno, alla fine dello scorso anno, rimborsate dalla regione in virtù di una legge del 2001. Adesso la vecchia legge è stata sostituita dall'11 dicembre scorso con una nuova, si è detto più moderna, più aggiornata, ma di fatto uno degli aggiornamenti consiste nel fatto che le ASL possono valutare se queste terapie ABA sono appropriate o meno e quindi fare rimborsi o no. E nel caso dell'ASL Toscana Centro, a quanto pare il settore della neuropsichiatria non è molto favorevole a queste terapie e quindi i rimborsi non ci sono più. Ma siamo da loro, siamo con loro stamani, con Armando Colotta. Buongiorno Armando, ben trovato. Ciao Francesco, buongiorno, ben trovati. Famiglie che ieri si sono dati appuntamento davanti al portone d'ingresso della sede della regione in Piazza Duomo per inscenare la loro protesta e che questa mattina si sono ritrovate, una piccola parte di loro, qui sulla nostra emittente, per sfruttare la nostra emittente e dar fiato a questa polemica e a quella che loro reputano un'ingiustizia e che lo è in un certo senso. A tutti gli effetti cercheremo di capire anche i motivi che hanno indotto le istituzioni a fare un passo indietro, soprattutto per quello che riguarda l'ASL Toscana Centro, perché loro ruotano in questo raggio di azione, anche se il provvedimento riguarda le varie ASL della regione Toscana. Cercheremo di capire che cosa, quale può essere stata la molla che ha fatto scattare, ha scatenato tutta questa nuova situazione. E la speranza chiaramente è che la regione possa ritornare sui propri passi, ristabilisca questo contributo. Stiamo parlando di un contributo di 450 euro mensili a fronte di spese che vanno ben al di là delle 800-1000 euro mensilmente che queste famiglie affrontano per poter far sì che i figli seguano questa terapia. Tanto per dare un numero spicciolo, 450 euro per 12 mesi l'anno, stiamo parlando di famiglie private di 5.400 euro o giù di lì in fondo all'anno, e vuoi o non vuoi, stiamo parlando di una cifra che pesa sui bilanci delle famiglie, perché non tutte le famiglie possono, in un certo senso, purtroppo, star bene, avere stipendi in grado da poter garantire toppe efficaci a queste 450 euro che, detta così, sembrerebbero, tra virgolette, pochi spiccioli, ma in realtà, a fronte di terapie che vanno avanti per anni, anche per un anno, per due anni, per tre anni, insomma stiamo parlando di cifre anche consistenti, giustamente anche 10 anni mi indicano loro, non te li presento perché sono completamente circondato. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Questi sorrisi, insomma, mietono la arrabbiatura, ma in realtà so che siete abbastanza arrabbiati. Ieri il bilancio, se doveste fare un bilancio alla vostra iniziativa davanti alla regione, è un bilancio positivo, è un bilancio che dà speranze, è un bilancio negativo, è un bilancio che vi lascia delusi? Poi andiamo un po' a spiegare di che cosa stiamo parlando, perché tanta gente magari non lo sa. Il bilancio direi che è stato assolutamente positivo. C'è stata molta partecipazione da parte delle famiglie, sono venute famiglie della zona di Firenze, famiglie di Prato, famiglie in generale di tutta la piana. Cosa molto importante, abbiamo avuto un grande ascolto mediatico, perché ci sono stati molti giornalisti,
abbiamo lasciato interviste, ci hanno fatto un sacco di domande e sono usciti già tanti articoli sulla manifestazione di ieri, sia sui giornali che sui telegiornali. Magari qualcuno non ha letto tutti questi articoli, allora cerchiamo di fargli capire un attimo di che cosa stiamo parlando, perché voi siete tutti genitori con bambini o adolescenti autistici che stavano effettuando una terapia chiamata ABA, che è in grado di supportare la persona che segue questa terapia in relazioni funzionali con l'ambiente e con gli altri. Traduciamo cosa significa tutto questo. Significa che un ragazzino o una ragazzina, ma più ragazzine perché l'autismo colpisce maggiormente i maschi, non apprendono come i coetanei neurotipici. Quindi abbiamo bisogno di strategie educative e di un intervento mirato agli apprendimenti, non solo sociali, dove tutti sappiamo che gli autistici sono più deboli nel campo delle relazioni, ma devono imparare a leggere, a scrivere, a comportarsi in una maniera adeguata, ad apprendere tutto quello che gli altri apprenderebbero in maniera più normale andando a scuola, essendo seguiti da persone non specializzate. I nostri hanno bisogno di essere seguiti da persone specializzate con strategie educative ad hoc per l'autismo, e l'ABA è questo, cioè è studiare un intervento educativo a 360 gradi per questi ragazzini. Ora, è abbastanza chiaro che se io ho una persona che ha difficoltà di apprendimento, gli devo insegnare tutto, dal lavarsi, al vestirsi, al mangiare educatamente per bene a tavola, al camminare sul marciapiede invece di scappare e finire sotto una macchina, a stare seduto in un banco di scuola perché può essere difficile stare fermi per tanto tempo, molti ragazzini autistici sono iperattivi. Io ho bisogno di un intervento educativo intensivo. Non posso pensare con 2-3 ore la settimana di risolvere. 2-3 ore la settimana vanno bene per il ragazzino neurotipico che vuole imparare a nuotare, ma tutto il resto lo sa già fare perché è in grado autonomamente di apprendere. I nostri autonomamente non apprendono. Stiamo parlando di terapie comunque che vengono prescritte da specialisti, da persone. Non è che vi siete alzati una mattina tempo addietro e avete detto beh, ok, io faccio fare questo percorso a mio figlio perché sicuramente può essergli d'aiuto. No, stiamo parlando di terapie che vengono assegnate da chi di dovere. Scientificamente approvate. Ok, scientificamente. Possiamo tradurre nella fattispecie in che cosa consiste? Perché giustamente la signora diceva, beh, 3 ore, uno pensa 3 ore, no, in 3 ore gli insegno settimanali, posso insegnargli a nuotare. Allora, quante ore settimanalmente i bimbi praticano questa terapia, sono sottoposti a questa terapia? Spieghiamolo meglio ai nostri ascoltatori. Dipende dalla gravità dello spettro, perché si chiama proprio spettro autistico perché c'è una gradazione di differenze, di come l'arcobaleno di tutti i colori, cioè ogni bambino autistico è a sé, quindi dipende anche dalla gravità. Per esempio, io posso parlare per me, per esempio il mio figlio che ora ha quasi 16 anni, ha sempre fatto 6 ore a settimana di terapia ABA presso il centro allenamenti di Scandicci, appunto dove va. E è partito, aveva quasi 5 anni, fa conto, lui era, io lo chiamavo Tax, il diavolo della Tasmania, non so se c'è presente, perché non stava seduto, girava di continuo, sparpallava con le mani, aveva quelle che si chiamano stereotipie, parlava come cartoni animati, insomma, ora lui ha quasi 16 anni, la mattina si alza, si veste, si lava, si fa colazione, si fa la cartella, cioè va a scuola. Tutto questo grazie a questo, esatto, a questa terapia che dura da quanti anni? Da quando era 5 a 10 anni. Oggi suo figlio quanti anni ha? Quasi 16, quindi stiamo parlando innanzitutto di ragazzi adolescenti, no? Tutti quanti adolescenti. Di anni e anni che seguono questa terapia. Assolutamente sì. Possiamo dire ai nostri ascoltatori quanto costa annualmente, completamente, considerato anche il contributo che vi veniva dato e che vi è stato tolto, una terapia del genere? Allora, al netto del contributo, posso parlare anche io personalmente per mio figlio Filippo, facendo ormai da 9 anni le terapie, mediamente sono state sempre 8-10 ore, quindi si aggirava tra gli 850 e 1000 euro, quindi questa è stata un po' la media che siamo andati a spendere mensilmente per gli ultimi 9 anni, eccetto magari agosto perché il centro terapeutico era chiuso, ma questa di fatto è la media non solo mia ma soprattutto di quei bambini che hanno bisogno, quel mio che era un po' più grave,
un intervento precoce e soprattutto intensivo, quindi un intervento intensivo fatto prima one to one, quindi con il terapista uno a uno, e per almeno 2 o 3 anni, e poi ora con dei piccoli gruppi, proprio come diceva Silvia, per socializzare, per apprendere le autonomie personali, perché questo poi fondamentalmente è lo scopo, non è quello di renderli geni e farli diventare geni. Fai diventare autonomi con la propria autodeterminazione e che se la sappiano cavare nel mondo. Però da non riuscire a far niente, a riuscire a farsi la colazione, a vestirsi da soli, sono lavoro di progressi. Esatto. Cioè, non è che mi alzo la mattina, gli spiego 2 o 3 cose e il giorno dopo si fa la colazione. Quest'anno Filippo ora ha 12 anni, ha cominciato un tipo di terapia all'appartamento, quindi molto dedica alle autonomie personali. In 5 mesi ha cominciato a prepararsi il latte la mattina per fare colazione, piccole cose, ma sono piccole vittorie. Quindi parliamo di terapie importanti, lunghe nel tempo, che costano, perché come abbiamo sentito si parla di 800, 1000 ma anche di più euro mensili a una famiglia, famiglie alle quali è stato tolto un contributo, e adesso cerchiamo di capire il motivo che sta dietro a questo fatto, Francesco, cioè 450 euro in meno per loro. Chi lo ha deciso? Qual è il motivo che ha determinato questa scelta? Perché adesso bisogna entrare all'interno della problematica. Bisogna tornare all'11 dicembre, quando la vecchia delibera in base alla quale erano stati erogati per anni rimborsi per queste terapie comportamentali, le terapie ABA, la vecchia delibera è stata sostituita da questa nuova, la 1481, che fissa criteri diversi, dà più margine di discrezionalità alle ASL, e tra quelle toscane sono 3, pare che in particolare l'ASL Toscana Centro a questo punto abbia chiuso i rubinetti. Pare anche che all'origine ci sia uno scetticismo dei servizi di neuropsichiatria della ASL Toscana Centro sull'efficacia di queste terapie ABA, su cui ci sono anche studi contrastanti, ma va detto che nelle ultime linee guida che sono state diffuse a ottobre dall'Istituto Superiore di Sanità, le terapie ABA sono comunque contemplate, cioè hanno comunque dei presupposti, dei fondamenti scientifici, come ricordava qualcuno dei tuoi ospiti, non è che, come dire, è una scialtronata, sono comunque basate su degli studi. E quindi d'improvviso si è deciso, senza che ci fosse, come dire, ah no, ma sono controproducenti. No, nessuno ha detto questo, però semplicemente si è deciso di non rimborsare più. In questi giorni sono arrivate delle rassicurazioni. Il presidente Gianni ha detto che la regione è attenta ai problemi dell'autismo e vicina alle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà, e meno male che è vicina. Tramite, leggevo stamani, la Nazione, che filtra dall'assessorato alla salute, l'intenzione comunque di intervenire ripristinando questi fondi, in attesa che poi una commissione ministeriale si pronunci con un pochino più in dettaglio sulle terapie ABA, se servono, quante ore servono a seconda delle situazioni, in quali fasce di età. Insomma, questo dovrà essere stabilito entro maggio, ma insomma filtra dall'assessorato che subito si ripristineranno questi fondi, che però intanto insomma non vediamo, e come dire, finché non ci sono i bonifici noi non ci crediamo, penso nemmeno le famiglie che ti ospitano stamani, Armando. Ma ci domandiamo anche, e domandiamo anche ai nostri ascoltatori, che cos'è, cosa c'è sotto in realtà a questa operazione, cioè è l'ennesimo taglio alla sanità, è l'ennesimo tentativo di risparmiare qualcosa fatto magari su chi è più debole, su chi è numericamente meno consistente, su chi può far meno rumore, su chi può fare una polemica meno urlata, cioè è questo che è stato fatto? 3925 727 775, diteci qual è la vostra opinione. Noi torniamo tra poco e continuiamo con il racconto di queste famiglie, di questa situazione, con il nostro SOS di radio di stamani.
Io credo che chi ha effettuato questi tagli ha ritenuto non opportuno rimborsare, si deve solo vergognare. Non ci sono altre parole, si deve solo vergognare. Ma veramente siamo messi al punto che dobbiamo, come dire, tagliare anche sulle famiglie autistiche per risparmiare in sanità? Intanto mi scrive un ascoltatore, ieri sera ne hanno parlato anche alle Iene, c'è chi invece mi scrive al 3925727775, niente soldi per gli autistici ma per le armi sì. Alessandro, hanno tutta la mia solidarietà, ci scrive questo ascoltatore al 3925727775. Come è mai possibile, ci domandiamo stamani in questo SSL di radio, che di punto in bianco, senza una spiegazione, almeno così credo, siano stati tolti, siano evaporati questi fondi, questi rimborsi che per anni erano stati elargiti dalla Regione Toscana. Armando, torno da voi. Cosa è successo? Cosa può essere successo? Come ve la siete raccontata, in un certo senso spiegata, oppure come hanno cercato di spiegarvela, semmai qualcuno sia venuto da voi a dirvi: guardate, noi questi soldi abbiamo deciso purtroppo di doverli togliere per puntini, puntini, puntini. Nessuno ha spiegato niente, perché ovviamente le famiglie si informano in autogestione, e i soldi sono spariti di fatto quando siamo andati a chiedere i rimborsi, perché la difesa si rinnova semestralmente, e quindi da dicembre abbiamo saputo che era stata fatta una nuova delibera, della quale però non si capiva, assolutamente quale fosse lo scopo, perché di autismo di fatto non parlava, ma riguardava malattie rare e le malattie farmacologiche. Quindi la regione ha, diciamo, un po' buttato un po' di fumo facendo sostituire questa delibera, che era quella, la 493, che ci rimborsava queste terapie per ragazzi, sostituendola di fatto con questa 1481, ma è stata solo una facciata. Dopodiché sono uscite le proteste e ovviamente le richieste di chiarezza, però ad oggi, ieri dalla porta della regione non si è affacciato nessuno, neanche per guardarci in faccia, ecco. Quindi questo è l'approccio che ci è stato reso, insomma, fino adesso. Quindi, volendo un attimino togliere i petali dalla margheritina, noi che cosa possiamo, vi chiedo sostanzialmente, cioè sicuramente non è, cerchiamo di capirlo noi il motivo per cui queste 450 euro mensili siano sparite di punto in bianco, ok? Sicuramente non si parla di inefficacia medico-scientifica di questa. No, quello assolutamente no, perché io sono ormai 8 anni che chiedo i rimborsi, che chiedevo i rimborsi in ambito 493, e quando viene rilasciato questo foglio, pezzo di carta che poi va alla commissione dell'ASL, che si chiama piano terapeutico riabilitativo individualizzato, viene rilasciato dalla neuropsichiatra, per cui nel momento in cui la regione mi dice: ah no, guarda, dobbiamo verificare le linee guida del Ministero della Sanità se la terapia ABA è efficace o meno, allora va in qualche modo a contraddirsi e a screditare tutte quelle figure specializzate con i neuropsichiatri infantili che per anni hanno rilasciato questo piano terapeutico, indicando e essendo quindi favorevoli alle terapie ABA per i nostri figli. Quindi nessuno vi ha mai parlato. No, volevo dire neuropsichiatri dell'ASL, non sì, privati, certo. Non è che andiamo da un privato e ci facciamo segnare la terapia, sono i neuropsichiatri dell'ASL, del percorso autismo, che seguono i nostri ragazzi, che ogni 6 mesi ci rilasciano questo PTRI, si chiama, e ci dicono: sì, deve fare l'ABA, deve continuare a farla perché ha avuto questi benefici, però ha queste aree critiche e deve continuare. Quindi non è un... cioè, a me l'ultimo l'hanno rilasciato a gennaio 2024, quindi cioè, la 493 è del 2001, si parla di 23 anni, cioè io non so, cioè, io lo so per, secondo me, perché l'hanno... Ora ci arriviamo, nessuno vi ha mai parlato magari di una nuova terapia al vaglio che è già in atto, che sicuramente può essere più efficace di quella che stavate portando avanti da tempo? Nessuno vi ha mai parlato di una roba del genere? Io avanzo ipotesi e vi sto chiedendo. Allora, noi siamo genitori di ragazzi gravi, con problematiche gravi, non ce lo sarebbe venuto a dire nessuno se ci fosse stata, cioè determinate cose noi ce le cerchiamo, nel senso, il problema che abbiamo da risolvere è molto importante, non è che dormiamo, le informazioni ce le troviamo in giro, parliamo con altri genitori, andiamo a convegni, ci informiamo. Se ci fosse stata la nuova terapia, forse ci saremmo attivati noi per primi per dare ai nostri figlioli il meglio, come farebbe qualsiasi genitore di qualsiasi figliolo.
E comunque per rispondere, no, nessuno ci ha detto non vediamo più l'ava perché c'è qualcosa di meglio. Nessuno ci ha risposto questo. E qual è il motivo secondo lei? Motivo di soldi economici? Probabilmente un motivo economico. Probabilmente un motivo economico, quindi non lo sappiamo. È anche il motivo per cui la ASL Toscana Centro applica alla lettera la 1481, quindi la nuova delibera, ipotizziamo che ci sia che i motivi siano legati al fatto che è più popolosa. Parliamo di, tanto per fare un po' di conti in tasca alla regione, parliamo di 450 euro a famiglia elargite mensilmente. Avete contezza di quante famiglie, quantomeno nell'ASL Toscana Centro, hanno usufruito fino a dicembre dell'anno scorso di questa eventualità, giusto per fare un po' di calcoli e cercare di capire magari se è stata una cifra così esorbitante che non hanno più ordinato a un certo punto saputo dove andarli a prendere? La cifra secondo me alla fine rispetto a quello che si spende non è assolutamente esorbitante in un bilancio regionale dove probabilmente ci sono spese ben più pesanti. Fermo restando che non ci sono tetti quando si parla di malattie, soprattutto di ragazzini. Ovviamente. Secondo me, e questa è la mia opinione personale, si taglia dove è più facile, no? Quindi si va a tagliare dove c'è meno reazioni, dove c'è più fragilità, dove c'è più facilità a tagliare. Noi purtroppo, l'abbiamo detto fin dall'inizio anche di questa mattinata, ci siamo rimboccati le maniche da soli, poi alla fine, da sempre, chi ha un figlio disabile lo sa che comunque sia, il grosso lo fai da te in virtù dell'amore del figlio, non ti regala quasi niente nessuno. Queste sono briciole che ci venivano concesse a tavola, come abbiamo detto, come hai detto prima te giustamente, in un piatto che è molto, in una tavola è molto più ampia di spese per sostenere poi tutte le attività dei ragazzi. Quindi si vanno a tagliare, le famiglie in teoria è a livello regionale, quindi tutte le famiglie con ragazzi autistici avrebbero potuto usufruire di questo contributo. Se posso aggiungere, se uno va a vedere la nuova delibera, hanno stanziato, se non ricordo male, 500.000 euro all'anno. Io ho fatto un po' il calcolo della serva anche guardando un po' qui i dati. Se io faccio un semplice calcolo appunto a famiglie e rimborsi all'anno sui, mettiamo così, 5.000 euro. Solo nel nostro centro dove andiamo siamo circa 60 famiglie, volendo essere conservativi mettiamole 40 richiedono rimborso, già l'anno sono 200.000 euro, solo nel nostro centro. Solo nel vostro centro, non parliamo di ASL Toscana Centro, parliamo di un centro unico, sì, esattamente. La criticità forte secondo me è nel fatto che nella Toscana, nell'ASL Centro, cosa succede? Che c'è maggior densità di popolazione, c'è una maggior consapevolezza perché, come diceva giustamente Silvia, le persone fanno rete, ma io ho conoscenza di persone nell'ambito della ASL Sud che dell'ABA non sanno nemmeno che cosa è. E i negoziati dicono questo abbiamo e questo prendete. Questa è la situazione. Posso dire una cosa? Solo per chiarire, per far capire alle persone. Siamo venuti apposta. Allora, quando viene fatta una diagnosi di autismo, ti viene dato un bellissimo foglio, perché prima hai fatto un test, in cui c'è scritto il bambino è nello spettro, che può essere medio, grave, leggero, eccetera, eccetera. Poi ti dicono, e noi gli diciamo, e ora che facciamo? Signora, non lo so, si informi, chieda se conosce qualcuno. No, la ASL non ci dà niente. A me è stato proposto, quando è stato diagnosticato l'autismo a mio figlio, una volta a settimana, due ore, il piccolo gruppo, a 5 anni. Che cosa fa lui, secondo voi? Che cosa impara due ore a settimana in un piccolo gruppo di 2 coetanei? Cioè, e io gli ho detto grazie, no, vado a cercarmi qualcosa. E meno male avevo delle conoscenze, per cui appunto tramite Silvia sono riuscita a conoscere questo centro e queste terapie. Cioè, questo deve essere chiaro, che una volta diagnosticato la ASL non è vero che te lo prende in carico e te lo cura, tra virgolette, perché non è una cura, te lo segue una volta a settimana, ti dà un'ora di, a me mi aveva proposto un'ora di logopedia a Pistoia la mattina, cioè, e aggiungo che spesso per accedere a quest'ora di logopedia a settimana o neuropsicomotricità a settimana ci sono famiglie che sono in lista di attesa e aspettano mesi prima di accedere a questo tipo di terapia. E hanno magari figli di 3 o 4 anni, quindi in un periodo della vita che è assolutamente importante iniziare subito a intervenire.
Francesco. Beh, meno male la regione è vicina alle famiglie con problemi di autismo, verrebbe da dire. Ma quindi veramente mi colpiva una cosa, nessuno ieri si è degnato, quando avete fatto questo sit-in, di uscire da Palazzo Strozzi Sacrati, cioè un assessore, un qualcuno, un inviato, un dirigente, cioè nessuno in rappresentanza della giunta è venuto anche solo ad ascoltarvi? No, non è venuto nessuno, nel senso che nessuno è uscito qualificandosi e dicendo che cosa volete o cerchiamo di capire. L'unico che è arrivato da fuori e ha parlato con noi, è stato Giovanni Galli, il quale ci ha chiesto un po' di cose, noi abbiamo spiegato quali erano le nostre problematiche, ecco, è stato l'unico che quantomeno ha passato con noi 40 minuti. Allora, noi dobbiamo dire che ieri abbiamo provato ad inseguire un po' l'assessore alla sanità regionale e non siamo riusciti a pigliarlo con le nostre reti, però qualcuno della regione dovrebbe intervenire a minuti, quindi abbiamo a disposizione una voce che fa parte dell'altro campo, quindi avete a disposizione la possibilità di fargli tutte le domande, chiarirvi tutti i dubbi di questo mondo. Però resto sul tema, prima di andare in fascia pubblicitaria, vi chiedo, è una malignità, una diceria popolare, una leggenda metropolitana quella che qualcuno, non so se della regione o del comune, vi abbia anche detto ma che cosa state dicendo, non è affatto vero che vi hanno tolto queste cose, oppure è pura verità? È pura verità, guardi, io proprio la scorsa settimana ho avuto uno scambio di vedute abbastanza duro con un consigliere regionale. Chi è? Preferisco non dirlo. Dov'è il problema? No, è stato comunque uno scambio duro. Jacopo Melio, che poi dopo si è ricreduto dopo aver fatto delle verifiche, che ha fatto e portato avanti numerose battaglie sulla disabilità, purtroppo a fronte di una richiesta di chiarimento o un commento di un utente su un social ha riportato un virgolettato del signor Bezzini dicendo che era tutto a posto, e allora lì io non ci ho visto più, ho cominciato a scenare tutte quelle sono le delibere che sono state fatte, perché ricordiamoci una cosa, c'è stata la nuova delibera che abrogando la 493, ma il mese prima, a novembre, hanno uscite delle istruzioni, nuove istruzioni di rimborso della 493. Cosa voleva dire? Che loro già sapevano che avrebbero tagliato, perché che senso ha fare delle istruzioni di rimborso della 493, quella che di fatto ci dava i soldi, i rimborsi, e 20 giorni dopo far uscire una nuova delibera che l'abrogava? Cioè, allora chi ci ha lavorato prima nelle nuove istruzioni aveva tempo da perdere, perché lì posso 18 pagine di workflow, diagrammi con le nuove procedure, e poi 20 giorni dopo la vai a abrogare? Questa è spreco di risorse, e quella secondo me c'è un tocco di meschinità. E allora, sono chiesto quantomeno scusa, ho letto male, non avevo capito, andiamo... Dopo devo dire, perché no, è facile, quello che giustamente, dopo se l'ha veduto, probabilmente anche con qualcuno che l'ha informato in maniera più adeguata, tanto è vero, è uscito un articolo su una nota che è stata giornalistica confermando che dopo aver parlato con Bezzini c'era effettivamente un problema e c'era preoccupazione anche da parte sua, quindi tanto di cappello per aver riconosciuto questo aspetto. Mi sa che dobbiamo fermarci, sì, Francesco, sì. Poi abbiamo ospite, vero? Sì, compatibilmente all'uscita dalla galleria, alla puntualità dei treni, se no dobbiamo aspettare qualche minuto, però io vorrei proprio veramente sottolineare, perché cioè io non c'è fine qui in questa vicenda, anche al disgusto, perché cioè all'aver tagliato 450 euro al mese così di punto in bianco si aggiungevano anche queste veline che circolavano dicendo che sostanzialmente non era vero nulla, cioè che queste famiglie si erano inventate il taglio e che in realtà non esisteva, che forse, non lo so, erano incapaci improvvisamente a fare una richiesta di un rimborso. Roba da pazzi. Allora, 3925 727775, i vostri messaggi, come la pensate su questa vicenda, in questa SSL di radio. Torniamo tra poco, sempre qui su Lady Radio.
Buongiorno. Quell'ascoltatore che ha fatto, che ha detto quelle cose sul taglio dei fondi, lo dice solo alla radio o farà denuncia a chi di dovere? Ciao Cicco Viola. Sì, buongiorno di radio, sono il sindaco dell'Isolotto. Si può sapere il nome di centro dove vanno questi bambini? Magari, non so, si può provare a donargli 5 per 1000, si può provare a fare delle donazioni per aiutare, o magari mi serve a me per il mio figliolo, il sindaco dell'Isolotto. Buongiorno Peter Pan dal Rufina, ora forse dirò una bischerata, perché sicuramente sarà una bischerata, come tante bischerate vengono detto anche lì alla radio. Ma dicevo, ma i soldi di PNRR non potevano essere sfruttati per queste famiglie che hanno questi problemi e per altre famiglie hanno altri problemi, invece di rifare lo stadio? Ma ve ne rendete conto? Gli hanno fatto il casino per lo stadio e non per aiutare queste persone? No, veramente, è uno schifo! Complimenti, nessuno è andato ieri ad ascoltare le famiglie degli autistici. Benissimo, alle prossime elezioni ricordatevelo, E questi messaggi al 3925-727775, meno buffet più sanità potrebbe essere un ottimo slogan, mi scrive un altro ascoltatore al nostro numero per WhatsApp, testuali vocali, continuate a scriverci, a inviare i vostri messaggi o chiamateci in diretta allo 055-572637. Armando, vogliamo provare a dare anche una risposta? Io credo siano afferenti al centro allenamento di Scandicci, mi sembrava fosse stato anche nominato le famiglie, non so se ce ne sono anche altre perché non è l'unico che fornisce queste terapie. E quell'ascoltatore diceva, si può devolvere il 5 per 1000, si possono fare donazioni liberamente. Sì, nominiamolo. Sul sito del centro allenamento di Scandicci. Ok. E sul sito del centro c'è anche la partita IVA per chi vuole fare la donazione, assolutamente sì. Può donare il 5 per 1000. Ecco Francesco. Bene, abbiamo collegato con noi Enrico Sostegni, che è consigliere regionale del PD e presidente della Commissione regionale Sanità, che nei giorni scorsi ha detto convocheremo Pezzini su questa vicenda. Buongiorno Sostegni e ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, ma che novità ci sono, se ci ha capito qualcosa in questa vicenda? Perché noi, insomma, sembra paradossale che siano arrivati questi tagli di punto in bianco senza una spiegazione. Ci siamo dati, non so, qualcuno ha detto, ma forse ce n'erano da fare dei tagli in sanità, se tagliato dove era più facile. Però è anche vero che forse non è che questa cifra enorme che ti fa la differenza sui conti della regione. Ma allora, in realtà i motivi sfuggono un po' anche a noi, nel senso che a quello che ho capito, e per questo non abbiamo chiamato poi l'assessore in commissione per riferire i motivi, insomma, di questa modifica, per quello che ho capito io comunque si trattava di riportare quella delibera alcune caratteristiche che doveva avere fin dall'origine e che, insomma, poi nel tempo ha perso. Questo però, a mio giudizio, non giustifica comunque l'effetto che poi ha avuto su tante famiglie che, insomma, da anni, perché la delibera precedente era di 24 anni fa, se non erro, è venuta una ventina d'anni fa, e quindi non giustifica comunque questa improvvisa chiusura di questi contributi che comunque, essendo stati dati per tanti anni a tante persone, vuol dire che avevano una propria legittimità. Se quella delibera non è il luogo giusto dove fornire quel finanziamento e l'assessorato per alcuni motivi ha voluto riportare a maggior chiarezza la situazione, va bene, però basta trovare un'altra soluzione. Ecco, questo mi pare sia il nodo. Poi su queste terapie ci sono mille punti di vista e io non c'entro perché non sono un neuropsichiatra, quindi non posso dire se le terapie comportamentali funzionano o non funzionano, sono utili o no. Il fatto che per 20 anni un contributo alle famiglie, anche se formalmente non era per queste terapie, ma con un ragionamento un po' più ampio che è stato dato, mi pare che debba comunque già di per sé essere una motivazione per la quale una soluzione va trovata. Questo abbiamo chiesto all'assessore, abbiamo chiesto di venire in una prima commissione, non so se domani o quella dopo potrà parlare di questo tema, e comunque sì, insomma, noi gliel'abbiamo formalmente chiesto e sappiamo che comunque è stato avviato anche un tavolo con le associazioni in assessorato. Senta, mi avrei diverse domande, ma preferirei lasciare la parola alle famiglie, perché magari se ci sarà anche questa occasione, magari possano fornire qualche spunto, anche domande da poter porre a Bezzini. Armando.
Sì, sì, no, volevo semplicemente, mi permettevo di aggiungere che chi dice e chi sostiene l'efficacia di questa terapia e chi magari la raccomanda anche l'Istituto Superiore di Sanità, io ho questo bel malloppo dall'ottobre del 2023, quindi fresco fresco, insomma si parla di pochi mesi, questo bel malloppo che loro si sono stampati, fatto proprio dall'Istituto Superiore della Sanità, raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bimbi e adolescenti. Quindi alla fin fine, insomma, se non dobbiamo fidarci neanche dell'Istituto Superiore di Sanità, di chi bisogna fidarsi, però abbiamo il signor Sostegno a disposizione. Non so se avete dei dubbi, volete chiedergli qualcosa, vi ha convinto tutta la spiegazione che è stata data, abbiamo la regione a disposizione. Ieri non sono venuti, oggi ce l'abbiamo, diciamo, chiediamogli qualcosa, insomma, no? Ieri che gli avreste chiesto? Io gli chiederei che ci vengano dati i contributi per fare le terapie, punto. Non chiedo altro. Quanta speranza c'è che questi soldi vengano ritrovati da qualche parte? Cioè, è una questione di soldi che mancano? Sostegno. Allora per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, no, io non metto in discussione, dicevo che come saprà ovviamente anche, non ho capito il nome di chi parlava prima, ma insomma, come? Sì, Sostegno, ci sente? Prego, prego. Sì, sì, scusate, ma sono... Dicevo, comunque sia, anche voi saprete che non tutti, per quanto ovviamente sia prevista anche dall'Istituto Superiore di Sanità, non tutti i neuropsichiatri sono di questa visione sull'utilità delle terapie. Però a me non interessa in questa fase la valutazione sull'utilità o meno. Questo attiene al singolo caso, la valutazione del neuropsichiatra che segue, alle famiglie, cioè sono scelte che riguardano il singolo caso da trattare e ovviamente è evidente, come dicevo prima, che siccome per 20 anni questa fase è stata pagata, è evidente che anche il sistema sanitario regionale l'ha riconosciuta, se no i soldi non sarebbero stati dati. Per quanto riguarda poi le motivazioni, mancanze di soldi, mi diceva la signora prima, i soldi in sistema sanitario non sono abbondanti, come sapete bene, perché il fondo non è stato rifinanziato. Non penso però che siano queste le motivazioni, spero assolutamente di no, che stanno dietro la delibera della Giunta. Io ovviamente sono un consigliere regionale, quindi noi non l'abbiamo presa noi questa delibera, però abbiamo chiesto alla Giunta di valutare e di capire meglio. Non sono, mi permetterei di dire, che data comunque il ragionamento generale di una cifra che comunque non è importantissima per il bilancio regionale, non sia questa la motivazione. Senta, sì, sì, prego Armando. Volevamo chiedere, allora, visto io la mia domanda personale è questa, visto che sono 20 anni che veniva pagata questa terapia dalla regione, ci può dire quanto spendeva la regione annualmente, giusto per avere una contezza e un quadro economico della situazione, e visto che sono 20 anni che la pagava, quindi immagino lo sappia, poi vabbè, andiamo per gradi, perché qui hanno un'altra domanda. Ce l'ha il quadro economico? È possibile, Sostegni, sapere no, quanto? No, io non ce l'ho il quadro economico di quanto abbiamo pagato in 20 anni. Annualmente ora era alcuni milioni di euro. Qualche milione di euro. Armando, l'altra domanda. Sì. Allora, l'altra domanda. Ci sta, sì. Non no, poco, ma insomma, direi che non è sicuramente questa la motivazione della delibera. Mi scusi, questo però ci preoccupa ancora di più, sapere che la motivazione non è economica. Perché, quale altra può essere? Avete scoperto un altro tipo di terapia? Allora, io, no, ora però se non si fa confuso, perché ovviamente la regione si dice in generale, noi come consiglio non abbiamo preso questa decisione, abbiamo chiamato l'assessore in commissione per capire Sostegniamo, lei si è occupato però di questa vicenda. Mi permetterei di dire che data la rilevanza delle famiglie, motivazione esclusivamente motivazione economica, visto che non si parla di decine di milioni di euro, mi pare che non possa essere solo quella, ci sia una motivazione diversa rispetto alla ristrutturazione di una delibera che non riguarda solo, principalmente riguarda la spesa farmaceutica, e quindi che probabilmente siano anche motivazioni che hanno portato a una revisione complessiva di quella delibera, che non riguarda le terapie ABA, ma riguarda in generale tutta una serie di aspetti sulla spesa. Però, Sostegno, chiaramente non le chiedo di fare l'assessore, perché non è l'assessore, lei è il consigliere regionale, però siccome si è occupato di questa vicenda, lei personalmente, da politico, si è dato una spiegazione di quello che potrebbe essere successo? A
Allora, più che spiegazione mi interessa il risultato. Io non voglio dare spiegazioni che non so. Io penso che, allora, intanto bisognava comunque gestire con le famiglie questo aspetto. Questo è un aspetto principale. Qualunque siano le motivazioni, anche fossero di ordine economico. E questo abbiamo chiesto all'assessore di fare. Mi pare di capire che l'assessorato ha già convocato un tavolo con l'associazione delle famiglie, e comunque quello gli chiederemo di fare assolutamente, perché una delibera che incide sulla vita di decine, alcune decine di famiglie e ragazze non può essere presa senza il coinvolgimento degli stessi, parlando in maniera chiara di quelle sono le motivazioni che possono portare a una revisione, a una riduzione, a una rimodulazione o un ampliamento che sia. Ecco, quello che abbiamo detto all'assessore è comunque sia una scelta del genere si prende confrontandosi con chi è diretto e interessato di queste scelte. Okay. E non si possono lasciare dalla mattina alla sera le persone con una con affidamento fino a quel momento su certe cure e che poi a un certo punto non c'è più. Ecco, siccome si parla anche di cifre anche molto importanti, devo dire importanti nei bilanci familiari, certo, le devono sostenere. Poi su questo, certo, sarebbe un capitolo molto importante sull'ampliamento del sistema sanitario, ma insomma questo è un altro tema che purtroppo in questo paese non va più tanto di moda. Ma il problema è che noi avremo bisogno di estendere il sistema sanitario su tanti aspetti, per esempio penso a tutta la parte della salute mentale adulti, no? Oltre che sulle terapie ABA, noi abbiamo un problema, noi ma in tutto il paese, di che cosa una persona con autismo fa quando ha compiuto 18 anni, e quindi tutto dopo di noi, tutta quella fase lì, sì, 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 sulla quale non ci sono risposte. Quindi le risposte siamo partiti anche da questo, no? Cioè, qualcuno ci ha raccontato dopo la diagnosi, insomma, sostanzialmente non è stato dato un'indicazione chiara su che fare, è stato un po' un arrangiatevi, anche questo è un problema. Allora, facciamo così, siccome so che ci deve salutare tra poco, andiamo con un altro paio di domande prima della pausa pubblicitaria, proviamo a rispondere. Armando. Allora, abbiamo due domande e una considerazione. Parto con le domande. Se ci sarà, è stato annunciato un tavolo con le famiglie, sulla 493, con le famiglie dei ragazzi, dei bambini autistici, se c'è già una data che può darci, perché magari l'ha sentita lì per i corridoi. E poi le volevo chiedere, nel momento in cui parla di 4 milioni di euro sostanzialmente all'anno, che poi non è neanche una cifra incredibile, ok? Le chiedo se dietro questa scelta, qualora non dovesse essere prettamente economica, perché i soldini nel maialino sono finiti, mi chiedo se per caso ci fosse pressione delle case farmaceutiche, tanto ne abbiamo sentite di cose di crude in questi anni, non mi meraviglierei di una roba del genere. Ma allora, per quanto riguarda la data, no, non lo so, però insomma poi vi potete far darmi il numero dalla radio e ci sentiamo, me lo sento l'assessorato, ve lo può sapere senza problemi, adesso non c'è nessun tipo di problema, mi iscrivetemi, ci sentiamo, perfetto, e ve la do. Non c'è problema. E per quanto riguarda la parte delle motivazioni sulla gente farmaceutica, questa la escluderei sicuramente, anche perché l'assessorato non è soggetto a pressioni o prendere decisioni sulla base delle indicazioni dell'azienda farmaceutica. Questo me lo sentirei categoricamente, anzi, cioè dire, con le aziende farmaceutiche in genere il contrario, nel senso che ovviamente spingono sempre perché si spenda di più i farmaci e non comunque questo me la scuserei completamente. Sostegni, le chiedo anch'io una cosa, magari se vorrà domandare all'assessore, visto che trapela che questi soldi comunque verranno ripristinati in attesa di questo pronunciamento della commissione ministeriale, però magari se verranno anche rimborsati gli arretrati, ecco, mettiamola così, se può aggiungere anche questa alle cose che chiederà l'assessore. Grazie Enrico Sostegni, che è stato con noi, consigliere regionale PD, presidente della commissione regionale sanità. Sicuramente rimarremo in contatto anche per conoscere la data di questa convocazione. Pubblicità, torniamo tra poco con i vostri messaggi.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto solidarizzo con le famiglie in studio, sono anch'io nella stessa situazione. Il comportamento della regione ormai è da diversi mesi che si prolunga, è fatto diciamo di promesse, perché non solo Jacopo Melio, il caso che ha citato appunto in studio la persona, però anche un dirigente della regione, il dottor Marinai, era andato su una testata giornalistica a dire che la 1481 avrebbe gestito le terapie ABA e addirittura avrebbe elevato il limite giornaliero, quindi sarebbero stati anche miglioramenti per noi. Questo è un fatto, perché è un articolo che è stato pubblicato. Ci aspettiamo davvero tanto dalla regione, al momento questo silenzio ci fa male, è intollerabile, servono azioni quanto prima, quindi faccio un appello a Bezzini, a Gianni, che stia vicino a tutti noi e che dia il sostegno che tutte noi famiglie meritiamo per dare un futuro a questi bambini, perché il diritto alla cura e alla salute è inalienabile. Buona giornata a tutti. Buongiorno, sono mamma di Viola, una bambina con sindrome genetica rara. Vorrei precisare che i tagli non riguardano solamente le terapie comportamentali ABA, ma riguardano tutte le terapie che non siano terapie farmacologiche, come specificato nelle procedure aziendali e anche nei fogli informativi che vengono dati agli utenti. Grazie. E c'è Elisa che ci scrive: un insegnante di sostegno, posso testimoniare che le terapie ABA funzionano e non credo che siano da mettere in discussione. La sovvenzione va semplicemente resa alle famiglie, se davvero si vuole continuare a parlare in maniera sincera di civiltà ed inclusione. Alessio: ma se già ne è alzata anche l'IRPEF per sovvenzionare la sanità toscana, ma i soldi dove vanno? Si domanda. E ancora poi c'è chi ci scrive come insomma poter dare 5 per 1000 al centro allenamento di Scandicci. C'è un sito, centroallenamento.it, e lì trovate anche tutte le indicazioni, tra l'altro con una delle fondatrici di questo centro, Adele Carpitelli. Ci siamo sentiti, l'abbiamo anche a volte intervistata qui a questi microfoni, a questa radio, magari avremo l'occasione per tornare a fare un punto. Armando, siamo, come dire, alle battute finali. Non so se cosa vogliono aggiungere queste famiglie, cosa si prospetta all'orizzonte qualora invece i fondi non venissero ripristinati. Ci arriviamo. Prima facciamo un altro passo indietro. Vi chiedo, c'è qualcosa che non vi ha convinto della spiegazione che avete sentito delle istituzioni poc'anzi del signor Sostegni? E come? Infatti diciamo, una considerazione che volevamo fare al presidente Sostegni è proprio quando lui ha parlato della situazione degli adulti, perché bisogna capire che se si riesce ad investire sui bambini e sui ragazzi prima, poi si risparmia nella loro fase adulta, si risparmia non poco, perché non tutti i nostri ragazzi sono destinati ad andare in un RSD, un RSA, ma magari se si investe sul fargli imparare ad avere una vita quanto più autonoma possibile, si può pensare anche a soluzioni più inclusive e più economicamente semplici, ad esempio un numero di ragazzi in un appartamento con un solo adulto. Lungi da me voler fare i conti in tasca alle vostre famiglie, dai qui presenti, quanti di voi rischiano di rinunciare al percorso qualora questi contributi non dovessero essere ripristinati? Permettetemi, scusatemi se ve lo chiedo. Allora, ti posso dire tutti, perché comunque sia tutti veniamo con 450 euro in meno tutti i mesi, molto probabilmente perché ognuno vuole bene ai propri figlioli e si rende conto dell'importanza di queste terapie, rinuncerà a altre cose che forse sono anche essenziali e pur di garantire un futuro a questi ragazzi. Teniamo presente che le nostre famiglie sono famiglie dove spesso troviamo mamme che non lavorano, perché il gender gap fa sì che siano le donne a rinunciare al lavoro per poter accudire i figli, o mamme che hanno dei part time non per avere i pomeriggi liberi per fare cose simpatiche, ma semplicemente perché i nostri figli hanno bisogno di essere portati in tanti posti e di essere accudite. Quindi siamo già famiglie che, al di là dei costi diretti, abbiamo dei costi indiretti che male si quantificano, ma li abbiamo, cioè economicamente si fa fatica. In un percorso già americano. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, non pensiamo che i nostri figli facciano solo terapie ABA, certo. Per quanto si può cerchiamo di invogliarli, sostenerli, incitarli a fare anche altri tipi di attività proprio più inclusive, quindi non lo so, portarli a fare attività sportiva, che anche quello ha un costo, portarli a fare altri tipi di, non so, di interventi più magari logopedici, e anche quello ha un costo, chiaramente non coperti da nessun tipo di rimborso. Quindi
sono altre anche. Ha capito, quindi non si tratta soltanto del rimborso sulla, che quella è un volano anche per fare altre cose, perché l'intervento deve essere multidisciplinare poi alla fine. Ecco, questo è anche un'altra cosa importante. A proposito di interventi multidisciplinari, a fronte di un percorso già effettuato, che ne so, lei mi diceva da tanti anni, mio figlio aveva 5 anni, oggi ne ha 15, sono 10 anni di percorso, eccetera, a fronte di un percorso già effettuato dopo tanti anni, un genitore, questa la faccio proprio da ignorante in materia, un genitore può essere in grado di sostituirsi al terapista? No, e non deve. No, non è in grado, appunto, non deve farlo, il genitore deve fare il genitore. Poi può avere beneficio di tanti consigli da parte degli analisti comportamentali, ma il genitore deve fare il genitore. Concordo assolutamente, non deve fare il genitore, noi per quanto ci possono istruire i terapisti, ma è per non perdere quello che poi di buono fa nei centri terapeutici, cioè anche a casa in qualche modo dobbiamo fare un lavoro di mi è cascato il telefono, ma il bello della diretta fare un qualcosa di coadiuvato, perché poi alla fine la cosa importante è non fare solo le terapie AVA al centro, è fare un qualcosa di congiunto e coadiuvato con tutti. Secchi, perché dobbiamo chiudere. Si pensa a un cittadino una cittadella della disabilità ad Empoli, favorevoli o contrari? Contrari in maniera più totale, cioè questo è proprio il contrario di quello che chiediamo noi, cioè un futuro più inclusivo per i nostri ragazzi. Grazie per averci ospitato, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Se la regione toscana vuol dimostrare civiltà, non basta accendere le luci blu per la giornata dell'autismo, bisogna star vicino a queste famiglie, bisogna andare nella direzione dell'inclusione di queste persone, di un futuro e non di recluderle, di isolarle, di confinarle. Torneremo su questa vicenda, grazie a tutti voi per aver partecipato. C'è il Caffè Viola, restate sulle di radio.